Ma il mio commento è un commento che faccio da anni, no? Qua purtroppo, come ho detto tante, la maggior parte di questi autisti, che poi, come abbiamo ben visto, sono la maggior parte, sono tutti autisti poveracci dell'est, no? Sono pagati a chilometro, di conseguenza più chilometri fanno, più guadagnano, e chiaramente il piede sull'acceleratore lo devono tenere per parecchie ore, è sempre schiacciato, capito, no? E poi i risultati sono quelli che vediamo. Velocità eccessive, i cronotachigrafi li sistemano sempre, le ore non si contano perché, insomma, hanno i sistemi per aggiustare le cose. C'è anche da dire che abbiamo un pezzo d'autostrada, quello che va da Genova a Ventimiglia, no? Che è la più cara d'Italia in assoluto, no? Ed è un cantiere aperto, no? Continuamente aperto per 12 mesi l'anno. Cioè, scambi di corsie, eccetera. E purtroppo chi viaggia, no, con un certo rispetto delle regole, fa attenzione. Io praticamente tutte le mattine ho circa 12 camion che vanno verso Ventimiglia e 12 che tornano verso Genova, no? E i miei autisti sono diciamo così abbastanza assistiti, no? Abbastanza seguiti nel loro lavoro gestiscono la cosa in un certo modo. Altri, io mi sono trovato con dei camion che viaggiavano in quel pezzo d'autostrada lì a 110-120 all'ora. È possibile, certo che è possibile, basta sistemare le cose col cronotachigrafo in un certo modo, no? E più chilometri, più velocità, più chilometri, più guadagno, più ore, più guadagno. E purtroppo la committenza ci va a nozze con queste cose, no? Perché trova sempre le aziende di trasporto che fanno dei prezzi stracciati. Sentivo ancora questa mattina degli amici che lavorano con i container nel porto di Genova. C'è una concorrenza da paura e chiaramente queste qua sono tutte aziende che per portare a casa l'utile devono schiacciare l'utile. L'ultima volta che ci siamo sentiti l'ho detto anche all'assessore regionale per i trasporti Rixi, no? Cioè, il problema è che quando tu fermi un rumeno, perché per esempio l'autista che è stato, mi sembra che sia stato arrestato, quello che appunto è finito sopra i poveri cristi che stavano lavorando per velocità, no? Cioè, è arrivato che era veramente, stava tirando forte. Il problema è che quando li fermi, questi qua li trovi sempre in regola, il problema è quello. Cioè, come ho detto prima, aggiustano le cose. Poi c'è sempre da dire che se fermi, no, un italiano, nel giro di 10 minuti sistemi le cose, gli fa un bel verbale, no, e via. Se fermi invece un rumeno, ti ci vogliono minimo un paio d'ore, se ti bastano.